Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è giovedì 19 agosto 2010 e nella foto vedete il famoso attore americano Michael Douglas, figlio dell'ancor più celebre Kirk Douglas. E questo attore, Michael Douglas, ha un figlio che si chiama Cameron Douglas, il quale è recentemente stato condannato a 5 anni di carcere per questioni relative alla droga. Ecco, ora parliamo un po' della famiglia Douglas, così restiamo un po' nel tema di questa mia piccola TV. Il tema di questa piccola TV, sapete bene, sono le questioni che riguardano il passaggio dal matriarcato al patriarcato. E la famiglia monogamica patriarcale, cioè il matriarcato, si basa proprio sulla proprietà privata e sulla famiglia monogamica patriarcale. Ora, se voi guardate questo signore, appunto Michael Douglas, uomo di successo, voi magari provate dell'invidia. E dite, egli è una star hollywoodiana, è pieno di soldi, è famoso. E va bene, e allora vediamo un po' invece come stanno le cose, perché di solito, cari amici, l'apparenza inganna. Vi ho sempre detto che l'invidia è una brutta malattia, nel senso che l'invidia si basa sempre su dei pregiudizi. Mai invidiare nessuno. Cari amici, mai invidiare nessuno, perché le sorti sono sempre mutevoli e noi non sappiamo quali sono le vicissitudini di una persona, della sua famiglia, dei suoi antenati, dei suoi figli e via di seguito. Ecco, questo è Michael Douglas, va bene? Reso celebre da altrettanti celebri film hollywoodiani. E questo attore celebre in tutto il mondo è figlio, dicevo prima, di Kirk Douglas. Quindi abbiamo a che fare con la famiglia Douglas. Ma la famiglia Douglas non è originaria degli Stati Uniti. Alla fine dell'Ottocento i Douglas si spostarono alla fine dell'Ottocento, quindi tanto tempo fa, 120-130 anni fa, si spostarono dalla Russia, la Russia allora zarista, e si spostarono negli Stati Uniti. E guarda caso, il caso strano era che si trattava di una famiglia ebraica, e certamente erano ebrei ashkenaziti. Diciamo che grosso modo gli ebrei si ripartiscono in due grandi gruppi. Ci sono tanti gruppi, ma fondamentalmente sono gli Ashkenaziti, che sono gli ebrei, diciamo un pochettino, gli ebrei europei, soprattutto dell'Europa centro-orientale. E poi abbiamo gli ebrei sefarditi, che erano quelli della Spagna, dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Una famiglia di ebrei Ashkenaziti. Gli ebrei Ashkenaziti furono quelli che fondamentalmente andarono poi nelle camere a gas, Europa centrale ed orientale. Si sposta la famiglia Douglas, che allora ovviamente aveva un nome ebraico, e erano i Danielovich Demski, Issur Danielovich Demski, il papà primo famoso Douglas, Kirk Douglas, suo papà era un Issur Danielovich Demski, ebreo della Russia zarista. Quindi questa famiglia ebraica si sposta negli Stati Uniti e il primo famoso Douglas, Kirk Douglas, che noi ricordiamo in tanti film, soprattutto in Spartacus, aveva delle belle fattezze e fece presto diciamo a far carriera nel mondo di Hollywood, anche perché di lui si innamorò la figlia di
un grande produttore cinematografico o di un grande regista cinematografico, e questo matrimonio spianò la strada hollywoodiana a Kirk Douglas, quello di Spartacus. E Kirk Douglas ebbe la sua famiglia, ebbe i suoi figli, e uno dei figli di Kirk Douglas è appunto Michael Douglas. E Michael Douglas. E perché parlo di Michael Douglas? Perché Michael e Douglas, e di Michael Douglas in questi giorni parlano un po' tutti i giornali, i settimanali, le TV, la radio e anche su internet se ne parla. Io traggo questi dati dal Corriere della Sera di ieri, mercoledì 18 agosto 2010, perché il Corriere della Sera ha fatto una sintesi interessante di quello che sta accadendo a Michael Douglas, figlio del più celebre, del suo figlio, di un papà tanto celebre che si chiamava Kirk Douglas, il protagonista del celeberrimo film Spartacus. Ora vediamo. E questo Michael Douglas, che magari molti di voi giovani dicono: ah, lui fa parte del bel mondo, fa la bella vita, e via di seguito. E ora è arrivato a 65 anni e dice che ha un tumore alla gola. E vabbè, ce ne sono tanti che hanno un tumore alla gola, e senza avere la fama e via di seguito. Ma quello che più interessa è che questo Michael Douglas è figlio di quel celeberrimo suo papà, che era Kirk Douglas, è cresciuto schiacciato dalla, tra virgolette, grandezza del papà, di suo papà Kirk Douglas, e è cresciuto male. Pensate voi, Kirk Douglas, ricchissimo e famoso, magari i suoi figli dovevano crescere bene, ah, che bello, abbiamo un papà ricco e famoso, i suoi film vanno in tutto il mondo. No, questo figlio qua, io non so quanti figli, altri figli abbia Kirk Douglas, però questo qua, Michael Douglas, questo sì, lo so che è figlio di Kirk Douglas, ed è cresciuto con questo papà famoso, no? Una delle star del mondo del celluloide. E sapete che dice del suo rapporto con papà? Dice: io conosco bene il dilemma di trovare la propria identità quando hai un padre famoso. E si è espresso anche in maniera dolce. Il dilemma, io direi, tra virgolette, la tragedia di un ragazzo che cresce con in casa un papà e, tra virgolette, onnipotente, perché agli occhi di un bambino o di un ragazzo, e questo papà, il papà biologico, non già si presenta come onnipotente in quanto è grande, è adulto, ha tante libertà di manovra. Poi mettiteci che se questo papà c'ha anche l'onnipotenza di essere una star hollywoodiana, e il bambino, l'adolescente che cresce cercando di imitare papà, dice: ma io questo papà non lo raggiungerò mai. Ed è una lotta disperata, perché capita appunto, e appunto vede la famiglia monogamica patriarcale, che è complesso edipico di seguito, che questo figlio entra in competizione con papà. Entra in competizione, pensate voi, se si accorge che non ce la fa a gareggiare col papà, va in disperazione. Tanti figli di persone importanti, di padri, tra virgolette, onnipotenti, e si danno alla droga. E perché si danno alla droga? Ragazzi, se voi avete un papà mediocre, ringraziate il Signore se avete un papà mediocre, perché di certo è più facile che sia il figlio di un padre onnipotente a darsi la droga che non voi che avete un papà mediocre. È più facile, statisticamente parlando. Perché se uno si accorge che ha un papà mediocre, e siccome il figlio entra in competizione col papà,
C'è la competizione, cioè va bene, e ricordo la frase di Nietzsche, una delle condizioni essenziali dell'affermazione è la negazione, cioè il bambino, l'adolescente, per affermare se stesso deve negare papà, deve dire io sono più bravo del papà, ma se tu c'hai per disgrazia un papà, tra virgolette, onnipotente nel senso che so, è un grande industriale, che so, è un grande giornalista. Un principe del foro, ma che so, un uomo politico di prestigio. Ma il figlio dispera, dice: io non ce la faccio a competere col papà. E il papà è onnipotente, non ce la faccio io a raggiungere. Allora si ritira dalla battaglia, però c'è un modo più sottile per gareggiare col papà. Siccome non può competere con lui, diciamo così, a armi pari. Può anche che a livello inconscio lo voglia distruggere il suo papà. Lo voglia distruggere e che fa? Si dà alla droga, si dà alla droga. E così il papà soffre, capito? Il papà soffre e il figlio, non potendo competere con il suo papà, come si dice ad armi pari, dice non ce la farò mai, e io te pugnalo, papà onnipotente, te pugnalo. E mi do la droga, mi do. Certo, uno non lo fa. Chiaramente questo ragionamento è un'operazione che avviene a livello inconscio. E allora vede il papà umiliato che si dà da fare per il figlio drogato, umiliato poi. Perché poi sui giornali questo papà famoso viene magari anche criticato, dice: ah, c'hai un figlio drogato, e il papà si sente a disagio e il figlio gode delle sofferenze del papà. Perché il papà involontariamente, il papà onnipotente involontariamente ha provocato tante sofferenze al figlio, capito? Nella sua posizione di irraggiungibile. Quanto la fa ma che dici, Serafino Massoni? Ma tutte queste cose avvengono dentro la famiglia monogamica patriarcale, sì, cari, avvengono proprio queste cose, capito, cari amici? Allora, adesso perché ha fatto questa esternazione Michael Douglas, 65enne, che ha vinto l'Oscar nel 1988 per il film Wall Street? Ma perché? Perché suo figlio Cameron ha gravissimi problemi di droga. E allora, per impietosire il giudice, il papà Michael Douglas, per impietosire il giudice, papà Michael Douglas ha scritto una lettera al giudice, una lunga e accorata lettera, ha pregato il giudice di usare un po' di clemenza con suo figlio Cameron, perché Cameron, crescendo con il papà Michael, Cameron, crescendo con il papà Michael, ha avuto gli stessi problemi che Michael da piccolo ha avuto con il suo papà Kirk Douglas, quello di Spartacus. Ecco perché dice al giudice: io, Michael Douglas, conosco bene il dilemma di trovare la propria identità quando hai un padre famoso. Quando hai un padre non famoso, la tua identità la trovi più facilmente. Hai capito, caro giovane? Non criticare troppo il tuo papà perché non emerge al di sopra della folla. Non lo criticare troppo, perché se il tuo papà fosse uno che emerge al di sopra della folla, tu avresti altri problemi ancora più gravi di quelli che hai attualmente, constatando che il tuo papà non emerge al di sopra della folla. Vedete, cari amici, bisogna sempre tenere presente che siamo in una circostanza e se non ci fosse però questa circostanza ce ne sarebbe un'altra. Bisogna vedere qual è più grave e meno grave, cari amici. Il fatto è che ciascuno di noi, specialmente quando si è adolescente, non riesce a farli questi ragionamenti e neanche a scuola ti aiutano che so, a capire le dinamiche familiari. Magari in biologia ti fanno pure un po' di educazione sessuale, ma delle dinamiche, le dinamiche vere e proprie della famiglia non te le nomina nessuno, e il giovane è solo. Manco i preti che dovrebbero fare un tipo di educazione familiare riescono a parlare di queste dinamiche. Bisogna aspettare di arrivare all'università, fare psicologia magari, ma ormai è troppo tardi.
E la frittata è già stata fatta quando uno va all'università. Bisognerebbe cominciare a dirglielo un quinto elementare, un quarto elementare? No, no, si può, si può. Come si può, cari ragazzi? E allora adesso, ma adesso questo papà qua, questo papà, Michael Douglas, premio Oscar nel 1988 per Wall Street, interprete poi di tanti, 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 tanti altri famosi film hollywoodiani, e c'ha i problemi suoi, c'ha anche lui i problemi del figlio Cameron, condannato a 5 anni di carcere per problemi di droga, non so perché, sì, una bella, anzi il giudice voleva condannarlo a 10 anni di carcere, poi ricevuta questa lettera accorata del papà, Michael Douglas, ha usato la sua discrezionalità e invece di dargli 10 anni di carcere, gliene ha dati solamente 5. Che è una bella pena, 5 anni di galera, cari amici. E questo c'ha tanti problemi poi a sua volta. Questo qua, che è papà del giovane Cameron, questo poi ha avuto per tutta la vita tanti problemi. Ha avuto problemi anche lui di droga, no, no, di alcol. È stato un tabagista, un alcolista, dentro e fuori dalle cliniche per disintossicarsi. E anche lui, vedete la catena perversa. Voi poi mi venite a dire, siete fino a Massoni, ce l'hai col patriarcato, ce l'hai con la famiglia monogamica patriarcale. Ma no, amici, ma di questi casi è piena la società patriarcale, cara. Questi sono i casi che vengono a galla, se ne parla sui giornali. Ma voi potete tranquillamente sostenere che questo caso qua è un campione adeguatamente rappresentativo di quello che avviene all'interno delle famiglie monogamiche patriarcali. Perché guardate, cari, se voi avete, ripeto, in casa avete un papà pantofolaio che non emerge, voi mi lamentate, magari vi vergognate di questo papà, lo criticate. Osate pure sostenere che voi da grandi sarete molto più bravi del papà, però almeno ci riuscirete forse in questo progetto. Ma pensate a questi qua che avevano un papà irraggiungibile, irraggiungibile. E questi hanno detto sin da ragazzetto: ma no, no, noi non lo raggiungeremo mai, papà. Allora, questo in un certo senso ci è riuscito a raggiungere il suo papà, questo qua, questo ci è riuscito. Ci è riuscito però ha pagato con dei problemi psicologici molto gravi che l'hanno portato ad essere un tabagista e un alcolista, dentro, sempre dentro e fuori delle cliniche di disintossicazioni. Questo qua invece non ce l'ha fatta, Cameron non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta, è perduto. Quindi sono partiti dalla Russia zarista alla fine dell'Ottocento. Gli ebrei che poi prenderanno il nome americano di Douglas. Il primo grande Douglas fu Kirk Douglas, quello di Spartacus, il quale schiacciò questo suo figlio, Michael Douglas. Michael Douglas ce l'ha fatta a raggiungere il livello di papà, però la sua vita è stata costellata di cliniche di disintossicazione, perennemente intossicato dagli eccessi di alcol e dagli eccessi di tabacco. E invece alla terza generazione americana questo è rimasto schiacciato. Cameron è rimasto schiacciato, cari amici. Ecco, queste sono le situazioni familiari. Niente invidia, cari amici, non invidiate, cari, non invidiate. Voi non potete sapere cosa c'è dietro la persona che voi invidiate, capito? Non potete saperlo. E qua poi il giornale si sofferma sul fatto appunto che c'è questa, a parte la questione dei rapporti familiari col padre, no? E questa frase è tanto bella, l'ha scritta: io conosco bene il dilemma di trovare la propria identità quando hai un padre famoso. E poi c'è l'esternazione relativa al suo tumore alla gola, ci sono state anche altre esternazioni. Il giornale qua ricorda che Robert De Niro esternò di avere un tumore alla prostata nel 2003. E qua Dennis Hopper, anche lui, esternò di avere un tumore alla prostata. Sulla prostata mi permetto, cari amici, di dirvi di andare a vedere il mio video. Torniamo sulla prostata, oppure ritorniamo sulla prostata. Ci ho fatto un video sulla questione della prostata.
fatto un video per dimostrare come vanno le vicende mediche, capito? Il video si chiama Torniamo sulla prostata oppure Ritorniamo sulla prostata, non ricordo bene. Vabbè, per fortuna Michael Douglas il tumore non ce l'ha alla prostata, ma anche se ce l'avesse alla prostata, ora per lui sarebbe tutto più facile perché sono stati verificati gli abominevoli errori compiuti dalla classe medica negli ultimi 20 anni, e ci è cascato dentro anche il nostro premier Silvio Berlusconi. Andate pure a vedere, cari amici, il video. Torniamo sulla prostata o ritorniamo sulla prostata. Ecco, allora, questo mio video termina con il consiglio a voi giovani di non invidiare nessuno, perché magari la persona che voi invidiate dentro di sé ha il cosiddetto l'inferno. E ricordatevi che non è una cosa tanto bella avere un padre famoso, eh. Il padre famoso ti può schiacciare. È una forma esasperata di complesso edipico. Il complesso edipico caratterizza la famiglia monogamica patriarcale. Va bene, cari amici, mi raccomando, niente invidia per nessuno, non ne vale la pena, d'accordo? Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.